Arriviamo all'autoritratto e al sacello. Allora, sappiamo che leggendo le vite di Vasari, che sono state riprese ad ampie mani e rivisitate da autori in tutti i secoli, Raffaello è morto in un modo molto molto indegno, non vi sto a dire il come. Io credo che lì sia, adesso io perché lo voglio un po' canonizzare Raffaello, voglio un po' salvarlo, ma comunque dimentichiamo il come è morto o come è stato raccontato che è morto. Andiamo a vedere invece che cosa è stato fatto per lui. Allora, anzitutto è stato sepolto addirittura nel Pantheon. Il Pantheon sappiamo che è il monumento che Agrippa ha fatto a Roma per tutti gli dèi. L'idea era un luogo dove tutti gli dèi, compresi quelli nuovi, perché Roma allargava i suoi confini, la sua idea era che gli dèi dei popoli vengono ospitati nel Pantheon, il posto dove ci sono tutti gli dèi. Erano, cioè, fondamentalmente un pensiero fondamentalmente sincretista, dove piacerebbe molto a tanti sincretisti di oggi, dove sarebbe il concetto tutte le religioni sono uguali, prendiamoli tutti dentro, non scontentiamo nessuno, questo è il Pantheon. Il Pantheon è stato trasformato in basilica nel VII secolo, attualmente è una chiesa, si chiama Santa Maria ad Martires. Se voi andate dentro il Pantheon vedete che di fronte a voi c'è l'altare maggiore per il culto, sono stati lì ospitati anche i re d'Italia, ma una presenza fondamentale è quella di Raffaello che è stato messo lì, questa è la sua tomba, questo è l'interno appunto del Pantheon dove si trova. C'è una scritta nella sua tomba, qui, che gli ha dedicato un umanista suo amico, il Pietro Bembo, che adesso leggiamo, e dice così: «Ille hic est Raphael, timuit quos sospite vinci, rerum magna, parens et moriente mori», che tradotto si tradurrebbe più o meno così. È bellissimo, eh? E dice: «Qui giace Raffaello, da lui, quando visse la natura, questa rerum magna, la natura temette di essere vinta. Mentre viveva Raffaello, la natura sperava un po' che morisse, perché dice: questo qui se va avanti mi batte». Guardate che io non so se si poteva scrivere una cosa più straordinaria di un artista. Cioè, ha talmente riformulato la natura che la natura stessa a un certo punto ha detto: questo qua è meglio che lo facciamo fuori, perché se no ci batte, temette di essere vinta. Però dice: ora che egli è morta, ora che egli è morto, teme di morire anche lei con lui. Questa sarebbe forse la traduzione migliore. E questo è un omaggio che un umanista ha voluto dare al proprio amico, ma che ci dice già per i suoi contemporanei che cosa fosse Raffaello e che cosa avesse rappresentato in vita.